Ciao a tutti ragazzi, io sono Cocorì e oggi andiamo avanti con un nuovo episodio della Nozzo Berry Challenge, generazione giallo. Andiamo a vedere come siamo messi con gli obiettivi della challenge. Alla nostra Sunny manca da ultimare la terza pietra miliare dell'aspirazione di Cervello Nerd. Siamo sempre a livello 8 della carriera di astronauta e dobbiamo raggiungere il nostro caro pianeta Sixam. Scorso episodio è stato un episodio tremendamente triste, ragazzi. Infatti, Ross e Tommy ci hanno abbandonati, ci hanno lasciati definitivamente e quindi abbiamo visto la conclusione definitiva anche della seconda generazione erede della Challenge. Il tempo passa, ragazzi, il tempo passa. Quindi andiamo in partita e vediamo insomma come stanno oggi i nostri ragazzi. Ed eccoci qui ragazzi, è martedì mattina, siamo alla mattina seguente la dipartita di Tom e Ross che ci hanno lasciato nella notte, quindi semplicemente ho mandato a riprendere i nostri ragazzi, a ripristinare i loro bisogni, hanno dormito insomma per quello che hanno potuto e niente, insomma adesso tra poco entreranno al lavoro, alle 10 dovranno entrare. È martedì d'estate, siamo in piena estate, abbiamo un'ondata di caldo quest'oggi, ragazzi, e altre ne avremo nelle prossime giornate. Quindi niente, ci siamo fermati che era lunedì notte e riprendiamo il martedì mattina. Va bene, Sanni, cara, basta così, dovevi andare anche in bagno, ma non importa, vai al lavoro, la farai al lavoro, vorrà dire. E anche tu, Manu, il tesoro, basta doccia e al lavoro. Chiaramente col fatto che sono stati svegli la notte per ovviamente quello che è successo, magari entrambi sono un po', non sono proprio al massimo della forma, però che dobbiamo fare? Allora, i bebè non possono essere lasciati a casa da soli. Vuoi assumere una babysitter oppure possono essere mandati all'asilo? No, mandiamo Greg all'asilo e andiamo avanti veloce con la giornata lavorativa. Facciamo lavorare sodo entrambi. Magari stiamo su Sunny così vediamo se c'è qualche evento lavorativo. Oh, e il fantasma di Edoardo ci fa le condoglianze, ok. E a proposito di questo, ragazzi, come vedete ho tolto qui le urne. Chi è che ci chiama? Ancora, basta. Ho tolto qui le urne e però non vi preoccupate, le ho messe. Guardate quanta luce, è proprio una giornata torrida oggi. Si vede proprio il fumo del caldo. Le ho messe tutte qui in soffitta per il momento. Poi un domani faremo un cimitero, sicuramente. Però per il momento mi piace averle in casa. Ho rafforzato la connessione col mondo fisico, anche le urne di Tom e Ross. Perché comunque mi piace avere in giro i fantasmi ogni tanto. E per il momento mi piace averli intorno, ci fanno compagnia. Ok, qui dobbiamo fare una scelta. E quindi insomma le tengo in soffitta così almeno perché sul caminetto non ci stavano più, diventava poi una parata funebre un po' inquietante, diciamolo. Però le teniamo su in soffitta così comunque sono in casa e a volte ogni tanto insomma sarà bello magari avere i fantasmi in giro. Tra l'altro nello scorso episodio proprio il fantasma di Esmeralda ha praticamente assistito alla morte della propria figlia, quindi ecco, per ora facciamo così. Allora, crimini efferati alla Spazio Y. Sunny è sconvolta dalla scoperta che la corruzione viene ostentata con sfrontatezza ai piani alti dello Spazio Y. Oggi un ranger di Antolango del quadrante di Sixam ha avuto l'ardire di farle l'occhiolino mentre caricava merci di contrabbando nell'abitacolo di un camion spaziale a lungo raggio. Indagare sui compagni ranger spaziali non fa parte del lavoro di Sunny, ma eseguire un arresto di alto profilo potrebbe incentivare il graduale ripristino dell'ordine e della giustizia. Sunny deve spingersi a mettere in luce i crimini nel proprio dipartimento o lasciare che se ne occupino gli affari interni? Esegui un arresto, Sunny guadagnerà fama, reputazione e denaro se va bene, oppure Sunny si licenzierà se va male. Allora, ragazzi, questa interazione in realtà serve, è un rischio da correre per guadagnare fama, non tanto per avanzamenti di carriera. Siccome io ho fatto con tutta la fatica che abbiamo fatto per far arrivare Sunny all'ottavo livello, io direi che lasciamo che di questa cosa se ne occupino gli affari interni perché non voglio rischiare che mi rivada a zero con la carriera e falliamo la challenge. Anche no, va bene, quindi no, non approvo particolarmente questa interazione. Guarda dall'altra parte, però
per raggiungere gli obiettivi della challenge, va bene? Quindi la vita di Sunny continuerà immutata, lasciamo così. Ok, intanto dobbiamo pagare le bollette. Io non ho guardato la posta, non ho guardato niente perché ero ovviamente sopraffatta da quello che era successo. Però va bene, andiamo avanti veloce e vediamo un pochino. Oh, in tutto questo, Greg all'asilo mi ha raggiunto il livello 4 di comunicazione e qualcuno è stato promosso, probabilmente Manuel. Ok, Sunny ha svolto un lavoro ottimo, ha ottenuto un giorno di vacanza, infatti. Oh, l'ha promosso a brigadiere! Allora, Manuel è stato promosso a brigadiere, guadagnerà, e fatemi leggere le notifiche, guadagnerà 164 simoleon in più all'ora per un totale di 410 all'ora. Ha anche ricevuto il seguente bonus, 3149, una medaglia del genio tattico e nuovi abiti. Il suo prossimo turno è mercoledì alle 10, comunque fa sempre 10-18 da lunedì al venerdì, ok? Guardando è un botto di soldi adesso, Manuel. Leggiamo la sua descrizione. Allora, livello 9. Il brigadiere è responsabile dell'assegnazione delle missioni ai vari plotoni. Manuel non è più tenuto a servire sul campo, ma il compito del brigadiere è assicurare che le missioni affrontate dai plotoni siano sicure e ben pianificate. Promozione seguente, Gran Maresciallo. Dobbiamo massimizzare l'abilità di carisma e condividere storie di guerre. Oh mio Dio. Ok. Va bene. Invece la nostra Sunny va bene, sempre invariata. Ok, allora, tu sei stanco e hai bisogno di divertimento, ma qui dobbiamo andare avanti a grandi passi. Abbiamo da compiere delle missioni nello spazio e dobbiamo raggiungere il livello 8 di forma fisica. Allora, io direi che magari ti facciamo compiere una missione nello spazio. Anzi, allora, prima fichi fichi, così vi divertite un attimo, va bene? Ah già, giustamente. Giustamente sono anche tristi, quindi non posso neanche fare fichi fichi. Fantastico. Allora, no. Dunque, niente. Allora, vai e fai una missione nello spazio. Basta. Esploriamo lo spazio, facciamo una missione, così andiamo avanti anche con i nostri obiettivi qua della pietra miliare, perché questa challenge, ragazzi, dobbiamo andare avanti. Allora, tesoro Manuel, paga le bollette e prendi la posta, perché dovrebbero averci spedito un po' di regali di compleanno. Vai, Sunny, che sei già con la tuta spaziale. Cara. Nora vorrebbe venire da noi, adesso siamo un po' occupati, io in realtà loro li volevo far venirci a trovare il giorno successivo, che magari appunto loro giustamente vorranno venire a farci le condoglianze e tutto quanto, però adesso oggi ci dedichiamo un po' ai loro obiettivi. Allora, niente, Greg come sta? Greg è distrutto, sono tutti a lutto, ragazzi. Perdita in famiglia. È difficile accettare la scomparsa di chi ci è più caro. Greg può trovare un po' di consolazione in luto davanti a una lapide o un'urna. Caldo. Ok, intanto Sunny è partita per lo spazio. Va bene, sta partendo. È triste perché ha caldo. Cavolo. Allora, no. Allora, mettiamo sicuramente l'aria condizionata in casa. Un messaggio misterioso. Una volta in orbita, Sunny riceve uno strano messaggio dalla Stazione Spaziale Internazionale SIM. È molto confuso e ha poco senso. Sunny decide di volare sul posto per controllare. Allora, vieni qui e metti il termostato più freddo. Poi, allora, qui hanno anche distrutto la casa delle bambole. In tutto questo va bene. No, dai, fai un bagno a Greg, aiuta, non riesco a fare niente. Problemi tecnici, Sunny arriva alla stazione insolitamente cupa, accende una torcia e rimane sbigottita nel vedere un astronauta dall'aspetto trasandato. Grazie al cielo sei qui, il nostro accoppiamento della potenza principale è andato, c'è qualcosa che puoi fare per dare una mano? Prova a ripararlo, chiedi aiuto via radio. No, vabbè, Sunny, diamine, a livello 10 di manualità, prova a ripararlo, è quello che farebbe. Dicevo, facciamo un bagno a Greg intanto. E poi vediamo un attimino di fare anche altre cose, dai. Eroe tuttofare, wow, già finita la missione. Servendosi di alcune graffette, mezza scatola di alluminio, MacGyver, e di uno sturalavandini, Sunny riesce a mettere insieme un nuovo accoppiamento della potenza. Dopo averlo installato, la stazione spaziale riprende vita. La squadra è molto riconoscente. Ok, Sunny ha trovato qualcosa durante il proprio viaggio, un corallo rosso vivo. Sunny ha fatto ritorno in tutta sicurezza dall'esplorazione del COST. Ecco, vedi, ci stanno facendo le condoglianze. Mirko chiama il suo bro per andare a mangiare un boccone e consolarlo. No, domani tanto ci verranno a trovare a casa, li inviteremo e chiameremo anche il cuginetto un po' a giocare col piccolo Greg. Però ora ci concentriamo su queste cose. Allora, visto che sei stata così brava e ti sei divertita tantissimo con la missione nello spazio, addirittura ti è andato via lo stato di lutto. Cavolo.
Accidenti. E lei ha l'ansia da promozione perché lei è ambiziosa, ragazzi. I sim ambiziosi provano impulso di continuare a salire di livello in azienda. Felice, spazio esplorato. Chi non sarebbe felice dopo una gita nello spazio? Ragazzi, Sunny, addirittura il viaggiare nello spazio gli ha risolto lo stato di lutto. Io, pensate quanto ama questa donna lo spazio. Pensate voi. No, va bene, dai. Allora andiamo avanti con gli obiettivi. E facciamo un'altra missione. E poi la mandiamo ad allenarsi un po', dai. Intanto, ok. Allora, contrabbando accidentale. Sunny sta facendo rifornimento di carburante per il razzo quando un'astronave aliena si ferma alla pompa accanto alla sua. Sunny non ci fa molto caso, finché non vede l'alieno caricare casse proprio sulla sua nave. Ho la polizia spaziale alle coste, le grida l'alieno. Nascondi questa roba, prometto che non te ne pentirai. Ma questa l'avevamo già fatta, ragazzi. Ce l'è già capitata questa missione. Oddio. Accerchiamento della polizia spaziale. Stanley sta ancora soffocando per lo scarico dell'astronave aliena quando sente delle sirene in lontananza. La polizia spaziale circonda il razzo di Sunny e chiede di poterne ispezionare la stiva. Può consegnare alle autorità le merci e sperare per il meglio aiutare l'alieno e in qualche modo se stessa nascondendolo. No, l'altra volta l'abbiamo consegnato e c'era andata bene. Dire la verità premia, infatti. Per fortuna il capitano della polizia sembra interessato ai rottami spaziali di Sunny, crede alla storia di Sunny e prende la merce di contrabbando senza ulteriori domande. Proprio inoltre Sunny con una mazzetta di banconote le lascia solo il mio telefono personale in caso in cui abbia bisogno di qualcosa, infatti. Ringrazio l'ufficiale e torna a casa. L'avevamo già fatta questa, ci ho dato anche i soldi, fantastico. Va bene, allora, basta missioni, adesso vieni qui e ti vieni un po' ad allenare. Facciamo una sfida della collina. E Nora, non ho letto cosa diceva, probabilmente ci voleva venire a trovare. Sunny ha fatto ritorno in tutta sicurezza all'esplorazione del cosmo. Ok, perfetto. Lei, ragazzi, affronta il lutto così, facendo le sue missioni e sfogandosi, allenandosi e concentrandosi ancora di più sulla sua carriera. Allora, voi avete finito, giusto? Bene, come state? Male, tutti e due. Allora, Vishika, entrambi, usa il vasino. E anche tu usa il vasino, Manuel. E poi magari cerchiamo di confortare un po' questo piccoletto. A lui puoi mettere anche, tra l'altro, gli abiti estivi perché fa caldo. Mettiamo gli abiti per il clima caldo. E anche tu ti metti gli abiti per il clima caldo, visto che insomma è una giornata discretamente torrida. No, non il pigiama, volevo mettere gli abiti per il clima caldo. Ok, lei si sta allenando. Oh, intanto Greg ha padroneggiato l'uso del vasino. Cercherà di usare sempre il vasino anziché il pannolino. Bravissimo, bravissimo. E poi dopo diamo un po' di pappa a questo piccolo. Intanto te mi vai a fare un po' di bucato. Vai ad aggiungere la lavatrice. E poi, visto che entrambi hanno bisogno di divertimento, venite qui, accendiamo un po' di musica e balliamo un po' con il nostro piccolino, visto che lui adora la musica. Facciamo che ascoltiamo un po' di musica insieme, dai. Che lui giustamente cerca, è triste, ma cerca comunque di confortare il suo piccolo. Quindi facciamo qui, facciamo insegna Greg a ballare. Anzi, no, visto che siete su di sopra, lo fate qui di sopra nella sua cameretta. Dai, e facciamo, insegna Greg a ballare, dai, così. Guardate com'è carino con la sua tutina estiva! Lui sa che ama tanto le canzoncine, allora cerca di distrarlo con la musica. Che paperotto! E vedete lui, sta funzionando, si sta distraendo. Avrebbe anche un po' di fame, effettivamente, però si sta divertendo. E lui, insomma, fa buon viso a cattivo gioco. Dai, poi dopo... Dopo fai anche un gioca. Ok, bravi. Così almeno anche lui si diverte un po' perché anche lui ha grande bisogno di divertimento, effettivamente. Facciamo poi un gioca, dai, e facciamo giocare. Ok, Sunny, continua ad allenarti finché puoi. Fai una corsa di resistenza e vai oltre i limiti. Domani dobbiamo assolutamente essere promossi. Mi spiace, ma devi darti da fare. E lei così si sfoga, diciamo che calma la sua tensione, concentrandosi a molla sul lavoro, assolutamente. Come stai andando? Che punto siamo? Siamo al 43%, dai, ce la possiamo fare. Ok, ragazzi, nel frattempo questi due sono venuti giù a mangiarsi hot dog. E magari dai, vi guardate anche il canale per bambini insieme, dai. Anzi, diciamo, chiedi di accendere il televisore. Dai, mettiamogli il canale per bambini. Ok.
Così finite di divertirvi un pochino, ma papà e figlio che guardano la TV insieme, dai. Così vi divertite mentre mangiate. Oppala! E lui ora si siederà in terra, sicuramente. No, forse mi va a posare il piatto perché ha finito. No, oppla! No, va bene, ok. Giustamente mangia in terra per guardare la TV. Ma la tenerezza di questo bambino, cioè poi con questa tutina qui estiva, mi fa morire. È troppo troppo carino, troppo troppo carino. Dai, c'è il papà che ti conforta un po', coraggio. Lui è anche bello stanco. Però insomma, almeno gli stiamo ripristinando un po' sui bisogni. Lei mi sta per crollare dal sonno, però finché si allena va bene così. No, niente, ok. Ok, vai ora, vai a svenire in sala, perfetto. No, in cucina. Dove vai a svenire? Oppla! Eccoci qua, belli svenuti. Allora, me l'hai compiata al 54%, va bene, allora ti mando a dormire e continuiamo domani con l'allenamento. Voglio mandarla al lavoro che mi ha completato l'ottavo livello, voglio assolutamente la promozione. Ok, bravissimo. Va bene, qui insomma ci siamo divertiti abbastanza, direi che adesso il papà legge una favola per far addormentare questo piccolino che è appena svenuto in terra anche lui, fantastico. E dai, facciamolo con lui. Favola della buonanotte, per favore. E ci facciamo mettere a nanna. Ragazzi, c'è il fantasma di Edo, imbarazzatissimo e con look estivo. Ciao Edo, quanto tempo che non ti vedevamo, caro. Capito perché mi piace tenere le urne? Perché loro vengono e ci fanno compagnia, sono ancora dei nostri. Chissà se lui lo conosce, no? Il fantasma del bisnonno, no? È un sim estraneo, ok. Ok, favola della buonanotte e poi tutti a nanna, tutti a letto. Nosh Ecco come qua. buf, smeba mokosa. Neborf, yavoia. Oh, Manuel gli è anche venuto lo stato Zambrava giocoso, quindi un elfris, pochino il kevene lutto l'ha molibai. lasciato un po' indietro, fortunatamente, quindi anche lui, giocando col suo piccolino, è Githara riuscito un po' a Danahor, and svagarsi alla Skurlim fine, Paro. fortunatamente. Arena È un bravo papà Crash, il nostro Manuel. Omogio Filogi. Vuole tanto bene al suo piccolino. Va bene, anche tu a nanna, ragazzi, li faccio riprendere e ci vediamo l'indomani mattina. Ah, tra l'altro vi faccio vedere nell'inventario i regali che ci hanno dato per il compleanno. Sono questi giocattoli. Ah, e questa è la medaglia. È la medaglia che ci hanno dato. La mettiamo nel medagliere. Eccola qua, ci manca solo l'ultima, ragazzi. Niente, questi giocattolini magari li lascio su da Greg. Niente, ci vediamo l'indomani mattina, ragazzi. Allora, ragazzi, è mattina. Greg sta ancora dormendo. Manuel è già andato al lavoro. Io sto continuando a far allenare come una matta Sunny. Entrerà un po' in ritardo. Ma deve assolutamente raggiungermi questo livello 8 di forma fisica perché la devo far promuovere. Ok, abbiamo fatto, possiamo mandarla al lavoro. Mi ha acquisito persino lo stile di vita energico, ragazzi, da quanto si è allenata, veramente. Ok, è un po' devastata, però speriamo che vada bene. Mandiamo Greg all'asilo e vediamo, la facciamo lavorare sodo. Teniamo d'occhio la barra del lavoro e speriamo che oggi ce la promuovano, ragazzi. Voglio la promozione oggi, se no mi si stressa Sunny. Ok, ragazzi, me l'hanno promossa finalmente. Promossa a sceriffo delle stelle. Oh, finalmente. Sunny è stata promossa a sceriffo delle stelle. Guadagnerà 164 simoleon in più all'ora per un totale di 412 all'ora. Ha anche ricevuto il bonus 3149 e l'astro coniglio oltre l'infinito. Oddio, cos'è? Il suo prossimo turno è giovedì alle 10. Ok, adesso fa 10:17 come orario, sempre da lunedì al giovedì. Perfetto. Ovviamente dobbiamo massimizzare la forma fisica a livello 10, cioè io non ho parole, ragazzi. Cioè, invece di farmi sviluppare la missilistica, questi mi fanno sviluppare la forma fisica. Cioè, io boh. E dobbiamo fare missioni nello spazio. Ok, Manuel ha portato a casa 3.296 simoleon, ha anche svolto dell'ottimo lavoro. Manuel ha ottenuto un giorno di vacanza. Ok, perfetto. Allora, lei è devastatissima, quindi ti vai a fare una doccia, vai in bagno e dormi anche un pochino, perché ne hai bisogno. Manuel, tutto sommato, sta bene. Ti fai una doccia di qua, c'è l'altro bagno, abbiamo un sacco di bagni in questa casa. E poi ha bisogno di divertirsi. Allora, Greg è tornato, ha bisogno di divertimento. Allora, tu ti cambi di abito. Ti metti sempre la tua bellissima tutina.
E te le vai fuori in giardino a giocare, dai, vieni qui sullo scivolo, poi gli facciamo sistemare la casa per le bambole, lo facciamo riparare. Arrampicati e scivola, arrampicati e scivola, dai, tu ti diverti un pochino. Nella piscinetta ci puoi andare da solo, no, hai bisogno di un adulto sempre, ok? Ci godiamo un po' lo spazio fuori. No, non andiamo a casa sua, ma in realtà li invitiamo qui a casa. Verranno a trovarci e a farci le condoglianze. Ora facciamo un po' riprendere Manuel e poi gli facciamo invitare tutti quanti. Infatti, dove stai andando, caro? Scopri cosa sta succedendo. Che succede? Niente. Allora, invitiamo tutti, dai. Ok, sono arrivati. C'è Sunny che si sta finendo di riprendere, poi anche Fuggimi, lui, Chiesa! anche lei ci raggiungerà. Però intanto, lamentiamoci dei problemi. Chiediamo un consiglio, chiediamo conforto. Loro Corsini sono Sanguinario! venuti proprio a Su, farci su. le condoglianze, quindi adesso andremo a salutare tutti. Che te ti metti, anzi no, mettiti gli abiti quelli estivi, perché comunque fa caldo. Quindi ci mettiamo quelli più leggeri. E intanto guardate qui. Ma no, ma cosa stai facendo? No, che schifo. No, chiamalo da te, aspetta. Dai, facciamo, vai qui insieme, su. Parlaci, distrailo. Abbraccialo affettuosamente, ok? Guardate che carino anche lui con la sua tutina estiva da marinaretto, ma quanto sono carini. Cioè, sono troppo bellini. C'è il cuginetto, è arrivato. Ciao! Come stai? Carino Jeff, è troppo tenero. Parliamo della festa e poi facciamo qualcos'altro se possiamo fare. Facciamo altre interazioni amichevoli. E poi dai, mettiamo la musichina, cari. E voi in realtà l'unica altra cosa che potete fare, neanche sullo scivolo, potete giocare insieme, no? Allora venite qui, giocate con le bambole insieme, dai, fai. Gioca con le bambole con Jeff. Dai. Allora, ok. Oh, ho acquisito un sentimento per il cugino. Le mie giornate sono molto più belle con te. Grazie di farmi sorridere. Lui ha bisogno della compagnia del cuginetto per tirarsi un po' su. Vicinanza maggiore per i ricordi felici, carini. Ok, intanto, Sunny, vieni qui, chiama tua sorella e ti conforti un po' con lei. Intanto ti abbracci il babbo. Il paparino, fate un abbraccio affettuosamente. Loro in questo momento molto triste, sì, si stanno chiaramente avvicinando. Lui è venuto a confortare la figlia. Ecco qua. Grazie papà per essere venuto qui. Nora, non scappare. E abbracciati anche la tua sorellina. Loro piano piano si stanno comunque sempre più avvicinando, insomma Josh è piano piano è entrato comunque a far parte della vita della figlia adesso. E questi due come giocano? Carini? Cari. Peccato che con i bebè si possano fare così poche interazioni. Però, insomma, stanno sviluppando anche l'amicizia. Dai, chiacchierate anche. Puoi raccontare una barzelletta toc-toc, davvero? Wow, quante interazioni che puoi fare. Parla di arte, di stupidaggine. Tu dovresti anche andare a usare il vasino, ma va bene. Infatti sta andando a usare il vasino. Ma che bimbo grande che sei bravissimo, veramente. E qui c'è la sorellina che ci sta dando anche un po' di conforto. Dai. Abbracciatevi. Che bella che è Nora, è sempre bella. Ora che ci penso, non ho invitato Mirko, il bro. Ho invitato solo loro due, non ho invitato Mirko. Invitiamo anche Mirko, insomma, viene anche lui adesso a consolarci un pochino, a consolare il suo amico. Grazie sorella per essere passata. Grazie davvero. Lo so, è un momento difficile, però dai, puoi contare su di noi, almeno ci siamo noi e per qualunque cosa veramente non farti problemi, siamo letteralmente alla porta accanto, quindi puoi contare su di noi. Ok, è arrivato anche Mirko, che lui è sconvoltissimo. Vieni a lamentarti dei tuoi problemi anche con il tuo amico. Ah, sapete cosa possiamo provare a fare con Mirko?
Voglio fare questa interazione condividi storie di guerra. Venite un attimino qua a sedervi. Fate un sediti insieme. Perché no? Allora, va bene. Con Sunny la mandiamo anche un po' a riposarsi perché ha avuto una certa giornatina. E anche voi, dai, basta giocare. Tu devi andare a nanna, va bene così. Va bene così. Infatti è andato già via perché era stanchissimo, poverino. Allora, dai, caro. Dunque, tu adesso ti vieni a prendere qualcosina, tiriamo fuori qualcosa dal frigo. Cioè, mangiare questo, l'elot. Ti prendi una porzione di questo. Poi ti mandiamo a nanna. Mirko se n'è andato? No, sta arrivando. Ok, perfetto. Quindi voi, loro due li lasciamo a chiacchierare, formiamo un gruppo. E Sunny la facciamo prendere un po' cura di se stessa. Quindi anche te mangia una di queste, prendi una porzione. Poi vadi un pochino a tuo figlio e poi anche te, nanna, ti prendi un po' cura di te. Sono anche andati a male questi. Sedna. No, sono buoni ancora, ok. Quindi vieni qui, magari chiacchiera un po' col tuo bimbo. Vieni a sederti e chiacchiera con lui. Chiedi della sua giornata e lo conforti anche un pochino, poverino. Ok, allora voi vi potete anche sedere, ragazzi, in tutto questo. Siediti insieme, ok? Lui sta salutando tutti molto educatamente. Allora, proviamo questa interazione. Prendi anche tu qualcosa da mangiare perché anche tu hai fame, effettivamente, va bene. E chiedi un consiglio al tuo bro. Questi che vedete sono tra l'altro i suoi abiti da clima caldo. E poi appunto proviamo. Dunque, dove la trovo quell'interazione? No, non ordiniamo niente, poverino. Però dobbiamo fare questa interazione, cerca di reclutare nell'esercito, mio Dio. Convertiamo anche Mirko. Allora, condividi storie di guerra, dai, io quando ho fatto il Vietnam. Va bene, vediamo un po' queste. Perché non me la fai in inter... Ok, sì. Penso sia una interazione, una conversazione normalissima. Ah, e nel frattempo mi ha anche acquisito, un sentimento per Mirko, anche con lui vicinanza maggiore per i ricordi felici. Ok, stanno tutti interagendo molto. Ok, vediamo se mi completa questa interazione. Per ora penso che non l'abbia fatto. Condividi storie di guerra. Vediamo se riesce. Meshka, Rashi Mashoiba, Sawank Sabram. Flembel may pick, Gilinif. Gao Nim Sabao, Numiv. Ne racconta molto Combiba Yushera. soddisfatto. Appena Meshka, iniziato. Quante volte Rashi dobbiamo farla Mashoiba, questa cosa? Sawank Sabram. Finaza. Qui dobbiamo ammorbare la gente con le nostre. No, lui non è rimasto molto interessato da questa cosa. Ma noi continueremo imperterriti e poi faremo anche delle interazioni carismatiche per tirare sul carisma. Va bene. Allora, voi come state? Qui siamo tutti crollati dal sonno, meraviglioso. È una scena molto tenera nel suo piccolo, però devo dire questo. Va bene. Allora, io direi che mettiamo a letto Greg. Lo che carino, che tenerezza! No, metti a letto, dai. Come stai tu per il resto? Stai bene? Sì, un po' hai mangiucchiato. Lo mettiamo a letto e poi mettiamo a letto anche Sunny perché è decisamente stanca e poi al resto si pensa. Va bene, comunque niente ragazzi, dai, io adesso finisco di far fare questa interazione a Manuel, vedo di fargli completare questo obiettivo, continuerà ad ammorbare con le sue storie di guerra, il povero Mirko, che subisce, può anche non sapere, che subisce passivamente le chiacchiere di Manuel, che nel frattempo ha risolto il suo stato di lutto, per fortuna, quindi vedete. L'appoggio e il sostegno degli amici e dei parenti è servito comunque a farli uscire del tutto dal lutto. Ognuno come ha potuto, Sunny buttandosi a capofitto sul lavoro, Manuel insomma concentrandosi un po' più magari anche col suo piccoletto, però intanto Greg è diventato buon amico di Sunny, perfetto. E
niente, insomma, intanto nel frattempo ci dice che domani, cioè oggi, che è giovedì, è il compleanno di Greg, ragazzi. Quindi nel prossimo episodio Greg diventa bambino, festeggiamo il compleanno. Qu quanti eventi in questa famiglia, non c'è mai pace, veramente. E niente, ragazzi, quindi si vive, si muore, si cresce e si avanza di carriera. La nostra Sunny è comunque andata avanti, se Dio vuole, siamo riusciti a farla finalmente avanzare di carriera a livello 9 e nel prossimo episodio penso proprio che completeremo finalmente questa pietra miliare anche, finiremo di lanciare il razzo altre 2 volte, anche perché lo deve fare come missione per la sua carriera e niente, insomma, quindi andiamo avanti con gli obiettivi della challenge. Io direi che per questo episodio comunque ci possiamo fermare qui, lasciamo i bro a chiacchierare tra di loro. Io spero che l'episodio vi sia piaciuto, come sempre fatemi sapere cosa ne pensate con le piacere nei commenti e noi quindi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi!